Ciao ragazzi, benvenuti in questo vlog, io sono un Soggy, ragazzi siamo qui per provare qualcosa di nuovo. Oggi ragazzi voglio costruire un cannone lancia magliette. Avete presente tipo negli stadi oppure nei palchi, no? Dove sono quelli con un bazooka enorme, dove lanciano quelle magliette. Avete presente? Spero di sì, perciò io voglio creare questo magnifico cannone. Da quel che ho visto su internet costano dai 300 ai 400 euro. Porca di quella vacca! E io spendo 300 o 400 euro per fare questa cosa qui? No. Allora, ci dovremmo applicare noi, ma dovremmo spendere il meno possibile. Vabbè, d'altronde come al solito, fra. Meno spendi, più ti diverti. Ma che c***o stai a dire? Se riusciremo a farlo, cioè, dovremmo pure testarlo, ovviamente. Allora, non so neanche da dove iniziare, non so neanche i componenti che mi servono. Allora, facciamo così. Usciamo fuori perché non ho i componenti qui a casa. Andiamo alle Romerlen e andiamo a vedere che cos'ha. Che cosa ci può offrire. Andiamo. Messier, avevo un tubo grande grande. Apriti. Finalmente pian piano le giornate stanno diventando un po' più lunghe. Alleluia, era ora. Siamo arrivati dai tubi. Raga, chi si ricorda di questa scena è complice. E con questo direi che siamo a posto. Allora, possiamo già andare, mi sa, eh. Ho appena pagato, sono uscito, raga. Non trovo più l'auto. Dove cazzo è finita? E finalmente l'abbiamo trovata. Però raga, non so una cosa. Allora, io ho comprato solamente il tubo e non so se sarà l'unica cosa che mi servirà per fare questo progetto. Porca vacca. Perché non ho mica voglia di ritornare a casa, poi accorgermi che qualcosa non c'è e ritornare indietro. Chi se ne frega? Facciamo una cosa per volta, perciò andiamo a casa. Poi al massimo ritorneremo qua, cosa ci posso fare? E adesso che siamo ritornati qua, io non so ancora da dove iniziare. Allora, prendiamo il nostro tubo per vedere. Guarda che roba. Cioè, è proprio immenso, fratello. E uno ce l'abbiamo. E poi che mi serve? Non lo so. Mi serve pure un altro tubo, che però, per fortuna, ho. Allora, lo prendiamo da qui, che questo qua è il martello di Thor, però non me lo faccio vedere tutto. Così se volete vederlo, vi lascio il link in descrizione. Bene, bene, va smontato, poi abbiamo bisogno pure di questa fionda per prendere l'elastico. E anche questo qua vi lascio il link in descrizione. E ci serve anche una vite molto, molto, molto lunga. Spero di avere tutti i componenti, allora, proviamo ad iniziare. Il tubo è stato recuperato. Ora fammi smontare pure questo bagaglio qua. Ehi, ehi. Mi stava per cadere, magari sta cosa. Pure l'elastico l'abbiamo recuperato. Prendiamo del cartone e facciamo la stessa misura di questo tubo qua. E voilà, guardate un po', così è perfetto perché ci deve almeno entrare. Appiccichiamolo a questo tubo, così dopo sarà a mo' di pistone. Capito? Prendiamo il nostro caro amato scotch. It's the perfect bro, perché dopo sarà una cosa del genere, guarda. Vede il pestone che fa avanti e indietro? Così è perfetto già. Alla fine ora che ci penso, sto coso qua non abbiamo neanche bisogno, perciò puoi andartene a casa. Dobbiamo fare anche due buchi qua, ma io li ho già fatti nel precedente vlog. Vediamo se ci entra. Chiaramente no. Perché? Vanno allargati. Mamma mia. Ora ci passano, però stavo pensando che magari ci potrei mettere un pochettino di scotch. Cioè, qua nell'elastico, perché qua lo potrebbe tagliare. Guarda qui che bello. Ma di che stiamo a parlare? Allora, inseriamo pure da quest'altra parte, fra. Guarda qui che bello. Mamma mia, fratello, è fantastico. Devo capire quanto inserirlo. Se io facessi così. Eh no, così è ancora peggio. Allora no, aspetta. Devo accorciare il filo, che è diverso. Così. Forse. Proviamo. È giusto una prova ancora, perché qua non sappiamo ancora niente. Quindi cioè, dovrebbe essere una cosa del genere e poi lanciarlo. Allora, facciamo così. Prendiamo la nostra magliettina. Facciamo più piccola possibile, così. Sperando che faccia meno attrito nel tubo. Inseriamo. Ok, va giù molto easy. Bene, bene. Adesso dobbiamo fare così. Poi, teniamo un attimo chiuso. Scendi. Ok, quindi una cosa del genere. Sì, ma dai, ma fratello. Non vorrà niente così. Cioè, si è fermata qui di fianco al mio piede. John Cena!
Io voglio che sia un missile e volare lontanissimo. Perciò così non va bene. Ma aspetta, ma se facessi il contrario? A genius. Però io così non ci arrivo. Sì, però cioè non mi fa mica di inserire tutto il mio braccio. Cioè raga, mi sento un cyborg così. Un attimo. È un pochettino pericoloso, ma forse noi un cannone forte riusciamo a farlo. Va perfezionato un po' però, perché così è fin troppo pericoloso. Cioè parte il pistone in una maniera pazzesca. No buono. Facciamo arrivare il nostro pistone quasi fino alla fine, però lasciamo un pochettino di spazio e intanto facciamo i buchi qua al centro e poi vedremo che cosa uscirà fuori. Dopo una mezz'oretta sono riuscito a fare i buchi sia di qua che di qua. E ora raga dobbiamo già inserire il nostro pistone. Ehi, però inserisciti cavolo. Devi inserire sennò qua. Dobbiamo far uscire gli elastici sia da un buchetto che dall'altro. Dai, così. Molto bene, molto bene. No, però aspetta, ho fatto male i calcoli. Guardate che esce ancora. Ma quando non fare, quando non fai c***o bene? Se io lo tirassi. Ci siamo quasi però. Bisogna spostare un pochettino i nostri buchi. Ho perso un sacco di tempo per niente qua. Mamma mia. Facciamo altri buchi. Ok, fatto nuovi buchi. Se non vanno bene anche questi, cioè, fratello, io non è che lo voglio pieno di buchi qua. Quindi inseriamo di nuovo il nostro pistone. Facciamo uscire uno da una parte, uno dall'altra. Proviamo più o meno a tirare e vedere che succede. È uscito, non è uscito, non ho capito niente. Da quel che mi è sembrato non esce più di tanto fuori. Quindi possiamo procedere a chiudere tutta questa roba qui. È un po' scomodo da tirar fuori sempre sto coso. Io ho un altro pezzettino di elastico, quindi stavo pensando di usarlo tipo come gancio. Ok, così ci sta. Allora, proviamo a tirare. Ah sì sì. In totale quanto abbiamo speso? Allora, in totale mi sa che ho speso solamente 3 euro, sì, per questo tubo qui grosso, perché poi un attimo, lo scotch ce l'avevo già, l'elastico ce l'avevo già, questo tubo qui piccolino ce l'avevo già e il cartone ce l'avevo già. E ora dobbiamo passare alla prova. Speriamo tanto che funzioni. Dobbiamo creare un bersaglio. Mettiamo tutti i bicchieri, facciamo una bella piramide e andiamo in azione. Abbiamo tutto pronto. Lì c'è il nostro bersaglio, qui abbiamo il nostro cannone e regà, qui abbiamo il nostro burrito. Inseriamo il tutto. Molto bene. Prendiamo il nostro grilletto e siamo pronti noi. Allora, mi appoggio qui al muro e noi regà ci siamo. 3, 2, 1. Porca, funziona benissimo. Aspettate un attimo, voglio provare una cosa. Proviamo con una pallina da tennis. Però un attimo che qua devo ricomporre il tutto. Pallina da tennis pronta. Nostro grilletto pronto. No, sbagliato. No, 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 non vale. No, 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 no. Non vale così, mi è sfuggito. Prendiamo il ciuccio. Tiriamo bene. Raga, è stato fortissimo. Persino con una pallina da tennis. Cioè, è stato fortissimo. Sono veramente soddisfatto di ciò che ne è uscito fuori. Cioè, raga, stiamo paragonando 3 euro con 400 euro. Cioè, ma di che stiamo a parlare, frate? No, aspetta, io devo riprovarlo però. Un attimo, fermo così. Prendiamo grilleggio. In azione. Mamma mia, fratello, questa roba qui spacca. Sono veramente molto 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 soddisfatto di questo cannone qua. Provateci pure voi raga. Cioè perché tanto alla fine se usate le magliette come proiettili, cioè non è affatto pericoloso. Perciò ragazzi, mi arrivate alla fine di questo vlog. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, un commento, magari fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E mi raccomando, se voi ci provate fatemelo sapere, o in direct su Instagram oppure qua sotto nei commenti. Fatemi sapere perché sono veramente curiosissimo. E per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo vlog. Bella raga.